Oggi sono a Roma! Quest'estate sono andata a Roma per la prima volta. Sono stata lì 2 giorni e questo è il riassunto della mia esperienza. Ho visto un sacco di cose, tra cui la Fontana di Trevi, il Colosseo e San Pietro. Guarda il video fino alla fine per scoprire com'è andata. A Roma e adesso stiamo passeggiando per le strade e adesso io faccio vedere un po' qualche clip e adesso stiamo facendo una passeggiata e stiamo andando a Piazza di Spagna. Adesso vi faccio vedere. Poi siamo andati a Piazza del Popolo, adesso faccio vedere. Siamo saliti ai giardini di Villa Borghese. Ok, allora, adesso stiamo salendo i gradini per arrivare qua in alto in Villa Borghese, che ci dovrebbe essere una bella vista. Non mi vedete molto, adesso vi faccio vedere. Guardate! Abbiamo preso la granita, io l'ho presa alla fragola. Adesso apriamo. Siamo al Quirinale. Qua dietro di me. Abbiamo fatto una passeggiata tra le vie di Roma. Abbiamo visto diversi monumenti finché siamo arrivati alla famosissima Fontana di Trevi, che era super affollata. Siamo alla Fontana di Trevi. L'abbiamo vista anche la sera dopo aver mangiato una buonissima carbonara. Buongiorno! Ok amici, allora siamo al Colosseo. Adesso vi faccio vedere. Tocchiamo 2000 anni fa. Poi ci siamo spostati ai Fori Romani. Abbiamo visto il Colosseo e adesso ci entriamo nei Fori Romani. E adesso vi faccio fare un giro pure lì. Eccomi ufficialmente qua fra i resti di Roma, guardate, cioè, chiamo queste antiche rocce di 2000 anni fa. Tutti i palazzi distrutti, prima era molto in alto. Ora siamo alla piazza del Campidoglio. Poi abbiamo visto l'altare della patria e siamo anche saliti su facendo tantissimi gradini, però devo dire che ne è valsa abbastanza la pena. E per concludere la mattinata ho mangiato un meritatissimo hamburger. E adesso abbiamo preso il gelato e adesso stiamo andando a San Pietro. Adesso c'è tutta questa piazza qua e lì in fondo c'è San Pietro. Comunque siamo in Piazza San Pietro. Guardate dietro di me, eccola lì la piazza. E devo dire che è gigante.
siamo usciti da San Pietro. Adesso stiamo passeggiando su questo ponte e sotto di noi c'è il Tevere. Per finire la giornata abbiamo visto Castel Sant'Angelo solo da fuori, abbiamo fatto una bella passeggiatina rilassante e così si è conclusa la nostra giornata e anche questo video.